Buonasera a tutti amici della Pallacanestro dalla Pallacattani di Faenza, penultima giornata di campionato, si decide tutto qui a Faenza nei prossimi 80 minuti, oggi e sabato prossimo ancora qui al Pallacattani nell'ultimissima giornata contro Bernareggio, oggi ospite della Recchico Elecco, la squadra che ha forse più deluso le attese perché la partita come outsider delle big e si ritrova addirittura a rischiare i play-out, ma questo la farà avere grandissimi stimoli, come grandissimi stimoli li ha Faenza che punta al quarto posto, che sarebbe un risultato storico per la società. Gara dunque tutta da vivere, il pubblico è sempre quello delle grandi occasioni. Io sono Luca Del Faver, oggi il mio compagno di viaggio è Mario Flore. Mario, partita quasi una finale, la partita da vincere ad ogni costo per entrambi. Sì, buonasera anche da parte mia. Innanzitutto hai detto bene, una partita importantissima, è importante per gli ospiti perché si giocano in questi ultimi match di stagione regolare, si giocano eventualmente il dover poi affrontare i play-out ed è importante anche per Faenza perché si decide qui se i faentini arriveranno quarti o quinti, si decide diciamo in queste ultime partite se arriveranno quarti o quinti, e questo è fondamentale per essere nella parte diciamo dove gli scontri sono più favorevoli del tabellone dei playoff. E poi un testa a testa tra Faenza e Padova, entrambe sono a 36, Padova lo sconto diretto a favore, Faenza avrà appunto oggi l'Ecco e Bernareggio entrambe in casa, Padova oggi gioca a Dorsi Nuovi e settimana prossima, anzi sabato, avrà Cesena in casa. Intanto scambi di abbracci tra Friso e Teghini. Teghini e Brunetti sono due giocatori che ha avuto lo scorso anno a Barcellona Pozzo di Gotto. I giocatori di Lecco sono già in campo, vediamo Rattalino, Di Prampero, Teghini, Cacace e Molteni. Faenza invece risponde con Petrucci, Sgobba, Fumagalli, Silimbani e Venucci. Ancora assente Chiappelli, ma si è allenato nella prepartita, è pronto a rientrare in squadra, lo vedremo quasi sicuramente sicuramente con Bernareggio. Gli arbitri invece sono Davide Cirinei di San Vincenzo in provincia di Livorno ed Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme di provincia di Pisa, dunque coppia toscana. Tutto pronto, grande partita, Rattalino contro Silimbani, primo possesso nelle mani di Lecco, che all'andata ricordiamo Faenza vinse 75-73 con tripla fallita nel finale da Marinello negli ultimi secondi, poi Lecco ha avuto un'involuzione e adesso appunto rischia di andare addirittura nei play-out. Cacace, possesso fuori per Rattalino contro Silimbani. Rattalino, bel movimento, Silimbani lo stoppa, primo pallone recuperato da Faenza, riduce dalla bella vittoria contro Crema che ha portato anche a 9 le vittorie fuori casa in regular season, mai accaduto nei 4 anni di Serie B, come potrebbe esserci anche il record di punti, è 38 nelle ultime due stagioni, siamo a 36, Sgobba, bello il movimento, due punti per Sgobba, ha iniziato alla grande. Sì, è iniziato molto bene il reparto lunghi di Faenza, prima con una ottima difesa di Silimbani che ha mosso molto bene i piedi per marcare il proprio uomo e dopo Sgobba invece ha trovato i due punti in attacco. Molteni sbaglia, cattura e rimbalzo ancora Sgobba. La dà a Venucci, Faenza che vuole vincere ad ogni costo, il capitano spara, 5-0, ottimo avvio della Recchico. Fallo, anzi no, palla uscita, rimessa di Teghini. Teghini un playmaker che è anche il miglior realizzatore, 11.2 punti a partita, poi c'è Di Prampero, ma c'è davvero tanta qualità in questa squadra, tiratori da tre, giocatori grossi fisicamente, come si dice, una squadra dal grandissimo potenziale che però sul campo non ha rispettato le attese. Adesso Cacace mette i primi due punti, giocatore che ha sempre fatto male a Faenza. Mario, Cacace è l'emblema del classico lungo atletico. Sì, è uno anche che sa sfruttare benissimo le proprie doti anche atletiche, l'abbiamo visto qui dove ha preso posizione molto vicino al canestro e poi col fisico ha trovato lo spazio per segnare.
Petrucci si inventa un tiro non semplice, anche sfortunato. La morale è che il pallone va nelle mani di Cacace, fuori per Teghini, slalomeggia il piazzato di Teghini l'errore, ma l'ennesimo rimbalzo di Faenza, che sicuramente come piglio ha iniziato alla grande, come a crema, fuma a galli fino in fondo, si prende il fallo di Cacace. Vedremo ovviamente i parziali da Orsi Nuovi. Parlavamo appunto del testa a testa tra Padova e Faenza, chi perde sarà comunque quinta, mentre sesta è matematicamente Cremona dopo la vittoria di ieri sera a Bernareggio. 7-2, 2 su 2 sono i liberi di Fumagalli. Prova ad entrare Di Prampero, bel passaggio per Rattalino, ma Faenza capisce tutto, poi ancora Di Prampero, ancora Silimbani, avvio direi ottimo soprattutto dal lato della testa. Sì, molto aggressivi i faentini sia in attacco che in difesa, e si è visto molto soprattutto in difesa, dove hanno concesso soltanto un canestro a Cacace, ma poi le altre volte Faenza è sempre stata brava a chiudere la via del canestro, in particolare Silimbani, che l'abbiamo già visto partecipe di due ottime difese. Peccato che sia mancato il passaggio per Fumagalli, un'azione che era stata davvero orchestrata molto bene. Sono intanto passati 3 minuti di questo primo quarto, Venucci commette adesso il primo personale. Teghini, su di lui Venucci, difesa schierata da parte di Faenza. Prova a entrare adesso Di Prampero, sbaglia, non segna molto, ecco, a percentuali molto basse. Ne deve approfittare Faenza. Venucci arma il braccio, poi in qualche modo riprende il pallone dopo che Di Prampero lo aveva quasi murato, per usare un termine pallavolistico, Fumagalli. Bel movimento, poi stoppata. L'atletismo di Lecco non manca di certo. Esattamente, sono giocatori molto lunghi, con braccia che arrivano veramente ovunque e spesso sporcano i palloni. L'abbiamo visto in questa azione dove ne hanno sporcati 3 in pochi secondi e per Faenza è stato difficile arrivare al tiro. E Di Prampero trova la tripla, uomo che ha sempre segnato molto da 3, giocatore che l'abbiamo visto anche in Serie A2. Fumagalli prova adesso fuori per Sgobba, sfortunato, e la palla finisce nelle mani di Teghini. Teghini che è un play in stile il Faentino Fantinelli, nel senso che è molto alto, a 1,95 m se non vado errato, quindi davvero molto fisico, ma del resto, come detto anche in settimana a Friso, tutta la squadra ha molto fisico, come tutta la squadra ha una mano da 3 più 1 Lecco. È bellissimo il passaggio di Teghini, che si era fermato in mezzo all'area, ha letto perfettamente la rotazione di Faenza, che era andato in aiuto, ha trovato l'uomo in angolo con il passaggio più difficile, 3 punti per Lecco. Dunque zitta zitta Lecco, si è portata avanti, intanto il fallo è di Prampero, 8-7. Venucci contro Molteni, Fumagalli. Fanno buona guardia su di lui, Sgobba. Vediamo cosa si inventa Venucci. Body check contro Rattalino. Qui Mario, tu che sei allenatore e più esperto di me, fallo o semplicemente Rattalino è il doppio di Venucci? Difficile dirlo, sicuramente Rattalino è stato molto rapido nel venire fuori in un movimento di show difensivo, si chiama così, è un tipo di difesa sul pick and roll in cui il lungo, appunto Rattalino, esce per coprire la penetrazione del playmaker. Sicuramente non ha tenuto la botta Venucci, il pallone è scivolato fuori. Fumagalli contro Silimbani, Sgobba, Fumagalli ancora, 9 secondi per costruire l'azione. Faenza gioca sempre al limite del 24, prova la tripla Silimbani, l'errore, il rimbalzo di Lecco, ancora di Cacace che si è rianimata dopo un avvio di gara difficile.
adesso 4:35 alla fine, 8-7, non si segna molto, ma c'è tantissimo agonismo ancora da tre. Lecco, ancora la tripla di stavolta di Molteni, time out di Friso, time out obbligato. Sì, time out giusto, perché Lecco ha trovato anche dei buoni canestri facendo girare molto bene il pallone e sono arrivate alcune triple e poi in attacco Faenza sembra essersi bloccata, non riesce più a trovare quei vantaggi che trovava nei primi minuti della partita. Andiamo a vedere che Lecco ha un 3 su 4 da 3 e un 1 su 5 da 2, Faenza invece ha 1 su 3 da 2 e 1 su 3 da 3, più 4 per la formazione ospite. Andiamo intanto a vedere cosa succede ad Orzinuovi, 7 a 2 per Orzinuovi su Padova. Le altre gare del giorno sono Cesena-Ozzano 11 a 5 al sesto, Vicenza-Milano 9 a 10 al quinto e Desio-Lugo 15 a 7 al quinto. Ieri ricordiamo San Vendemiano ha battuto Crema praticamente ai playoff, Bernareggio ha perso in casa contro Cremona e Olginate ha perso in casa contro Reggio Emilia, salutando i playoff, ma soprattutto attenzione perché Reggio Emilia la prossima in casa con Lecco, se oggi Lecco non dovesse vincere rischierebbe davvero di trovarsi in caso di sconfitta nei playout. Il bello della finale di stagione delle ultime giornate è che gli appassionati di numeri possono giocare davvero con mille mille statistiche. Ma ritorniamo in diretta perché la Rechico, ricordiamo, passa tutto quasi da questa partita. Sgobba, si gira, non fallo, non canestro, secondo fallo per Cacace. Questa non è una buona notizia ed infatti getta nella mischia Caceres, già visto anni fa a Ravenna. Allenatore Maurizio Bartocci è il terzo che è seduto sulla panchina di Lecco, si è iniziato con Antonio Paternoster, dopo è andato Paolo Gandini, adesso attuale vice, sorta di interregno, e da fine febbraio è arrivato Bartocci. 4 minuti alla fine, Venucci, scarico però che non va a buon fine, va nelle mani di Di Prampero, fuori per Molteni, ancora Molteni, ancora il ferro per fortuna dice no, allarga le braccia a Friso perché probabilmente, anzi sicuramente nel time out avrà detto che lasciarlo così libero poi non va troppo bene. Teghini sbaglia e per fortuna, che sembra al momento soltanto da tre, trovare la mira Lecco. Fumagalli se la romeggia, Fumagalli fuori per Petrucci, sgobba, la tripla di Sgobba, segna. Questa è un'azione davvero ben costruita. Sì, bravo prima di tutti Fumagalli che è riuscito a guadagnare quel vantaggio che ha costretto la difesa di Lecco a reagire. Dopo il pallone si è mosso alla perfezione ed è arrivata la tripla. Primo fallo intanto di Rattalino. Dieci a 11, 3 minuti e 5 alla fine del primo quarto. Fumagalli fuori per Petrucci, Venucci, Molteni su di lui, mette le mani addosso a Venucci, gli arbitri lasciano correre. Sgobba prova la tripla, sgobba l'errore, si Limbani vola, ma no! Fallo di Teghini, siamo già a bonus. Qui sinceramente Mario mi sembrava almeno visivamente più una spinta di Silimbani, però anche in questo caso qui ottimo Faenza che ricordiamo ha solo un fallo commesso, ben 5 già quelli invece di Lecco. Sì, Lecco che sicuramente mette in campo una difesa molto fisica e un alto numero di falli di squadra è uno dei fattori negativi di questo tipo di scelta. Forse Teghini si era aiutato col braccio, magari anche proprio per difendersi da un contatto con Silimbani. Silimbani che comunque sta dando un contributo veramente importante, soprattutto sotto gli aspetti più fisici del gioco in difesa e rimbalzo. Rimette il naso avanti la Rechico grazie al 2 su 2 di Sili, 4 su 4 dalla lunetta per Faenza. Non male, come non male questo canestro di Fumagalli.
3. Ricordiamo che il massimo vantaggio del più 5 è 7-2. Silimbani ci mette ancora la manona con Teghini. Esce Venucci, entra Zampa. Non una bella, una buona partita finora di Venucci, tranne quella tripla. Sì, anche poco coinvolto, comunque ha avuto poche occasioni per segnare, soltanto quel tiro da tre, ma deve comunque cercare di non uscire dalla partita, perché abbiamo visto che spesso e volentieri Venucci si mette pochissimo a infiammarsi. Caceres prova un duello contro Sgobba, bravo a prendersi il fallo, primo fallo di Sgobba. 5-2 il computo dei falli. Prova ancora la tripla, adesso Lecco che si è fatta un pochino ingolosire. Fumagalli per Zampa, peccato. Poi fallo di Zampa. Time out Lecco. Mario qui però sfortunato obiettivamente Zampa è stato. Sì, è sbagliata la scelta di Fumagalli, che già era poco lo spazio per effettuare il passaggio, quindi forse non era neanche la scelta più giusta, ma poi Fumagalli ha scelto di effettuare un passaggio battuto, che è quindi più lento e più facile da recuperare per il difensore che stava tornando. Diciamo appunto del testa a testa fra Faenza e Padova, ma diciamo anche che settimana prossima, sabato 20, vigilia di Pasqua, ci sarà l'ultima gara di regular season, tutta in programma alle 20:30, qui al Palacattani arriverà Bernareggio. Poi dopo inizieranno i playoff e lì non si sa ancora contro chi andrà a Faenza, sarà una formazione ovviamente del girone A, così sempre giocando un po' con i numeri direi che dovrebbe essere una tra Vigevano e San Miniato, però anche l'altro girone è equilibratissimo, come poi equilibrata tutta la Serie B. Quest'anno davvero un campionato che sta dando grande spettacolo. Si ritorna in campo, andiamo a vedere chi c'è. Faenza con Sgobba, Fumagalli, Zampa, Silimbani e scusate Petrucci. Di Prampero invece, Caceres, Rattalino, Teghini e Molteni. Teghini prova a sparare dalla lunga distanza, diventa un cross nelle mani di Caceres. Di Prampero, ancora Caceres contro Petrucci, si gira Caceres, bello movimento al limite del 24, sbaglia Sgobba, recupera il decimo rimbalzo di Faenza, 10-5 il computo dei rimbalzi. Anche qui è una delle chiavi che stanno portando Faenza avanti, però queste palle perse adesso, queste palle perse assolutamente evitabili. Sì, qui forse anche un po' di inesperienza di Zampa, la scelta era giusta perché Faenza serve molto spesso Petrucci vicino a canestro, sappiamo che lui è un'ala che spesso viene marcato quindi da esterni, però è anche molto fisico e quindi spesso ha un vantaggio contro chi lo marca quando va a giocare vicino a canestro. Faenza spesso e volentieri lo serve, qui però Zampa ha aspettato troppo poco prima di dare il pallone e Petrucci non aveva ancora preso posizione per bene. È uscito intanto Molteni, è entrato Marinello, attenzione perché ha un tiratore micidiale. Rattalino intanto va contro Zampa, Di Prampero, Rattalino, 3 secondi per il tiro, bellissimo questo canestro di Rattalino. Intanto restando a tema dei lunghi, è entrato Costanzelli al posto di Silimbani, 14-13, ancora più uno Rechico. Petrucci, 37 secondi alla fine del primo quarto, Petrucci 16-13. Rattalino contro Costanzelli, altri 2 punti di Rattalino, 16-15. 10 secondi alla fine, ultimo possesso nelle mani di Fumagalli. 5 secondi
Costanzelli, il piazzato di Costanzelli, l'errore, termina il primo quarto, 16-15, Pellare Chicco. Dice 15 dunque, dopo il primo intervallo, Mario, tanto agonismo, qualche palla persa di troppo però per Faenza, come dicevamo anche prima. Hai detto bene, tanto agonismo, Lecco mette sicuramente in campo molta fisicità e forse le palle perse di Faenza sono anche dovute a questo. Faenza che effettivamente ha giocato bene, però a tratti a volte è sembrata anche un po' spenta, concedendo in alcuni momenti tiri facili in difesa e perdendo un po' il ritmo in attacco. Andiamo a vedere un po' di numeri. Fumagalli 4 punti, Sgobba 5, 2 per Petrucci, 3 per Venucci, 2 per Silimbani, 10 rimbalzi per Faenza ma 4 palle perse. Dall'altra parte 3 per Di Prampero, 4 per Rattalino, 2 per Cacace, 6 per Molteni, una sola palla persa. E attenzione, 6 assist per Lecco, questo vuole dire che il gioco è stato davvero ben costruito. Andiamo a vedere chi c'è in campo: Teghini, Caceres, Marinello, Rattalino e Cacace. Dall'altra parte Sgobba, Zampa, Costanzelli, Petrucci e Venucci. Anzi, scusate, Di Prampero, non Cacace. Possesso di Chicco, si riparte dal 16-15, intanto ad Orzinuovi, 16-12 per Orzinuovi alla fine del primo quarto. Petrucci, Sgobba, fuori per Venucci contro Marinello. Venucci si gira. Benvenuto Venucci. E bravo Venucci, prima di tutto per nel leggere la situazione. Marinello fisicamente gli deve anche qualche centimetro, quindi Venucci se l'è portato vicino al canestro e poi dopo è stato bravissimo a sfruttare lo spazio che aveva dietro di sé andando in arretramento. Ma è molto bravo anche Rattalino in questi minuti, nella fine del primo quarto e in questo avvio di secondo, che sta veramente dando molto fastidio a Costanzelli in difesa. È Rattalino che comincia a diventare un rebus, infatti bellissimo questa palla, sbaglia Costanzelli, un canestro incredibile, peccato davvero. Dicevo, corre ai ripari coach Friso mettendo in campo centimetri e muscoli. Casagrande e Silimbani sono sul cubo del cambio. Intanto si anda all'altra parte, Caceres, errore, Zampa spolvera tutto quello che c'è, poi con una magia prova ad entrare, forse c'è anche fallo, ma recupera il pallone, poi si lotta all'arma bianca, infrazione di passi di Zampa. Escono Sgobbi e Costanzelli, entrano Silimbani e Casagrande. Non l'abbiamo visto noi, ma quello che ti voglio chiedere, Mario, è: Costanzelli è entrato, ha subito quei 6 punti da Rattalino, anche a livello di testa è subito uscito dalla partita e si spiega quell'errore. Sì, entrare dalla panchina piuttosto che partire titolare spesso è anche più difficile per un giocatore. Costanzelli in questo caso ha subito 6 punti da Rattalino, poi questo probabilmente ha anche un po' influito sulla propria fiducia e si è visto in quell'errore lì. Sbaglia Di Prampero, intanto viene fischiato un fallo probabilmente a Casagrande, così è. Poco fa intanto è entrato Molteni al posto di Teghini. ...1:40 trascorso di questo secondo quarto. Di Prampero si prende il tiro da 2, non va, ma la palla rifinisce ancora nelle mani di Marinello. Caceres contro Casagrande. Caceres entra, poi succede un po' di tutto nel traffico e Di Prampero il più veloce. Sbaglia ancora Rattalino. Alla fine c'è sempre Rattalino.
Friso Mima taglia fuori, ha un attimo ragione. Sì, c'è tanta intensità in questo match, in questo particolare frangente di partita, si vedono tanti errori, tantissimi nell'ultima azione di Lecco, che però alla fine con Rattalino è riuscito a trovare il canestro, trova il canestro da tre adesso Petrucci. 21-19, tripla importantissima per l'Arecchico, la porta ancora a più due, poi l'illusione ottica era quella di un canestro, poi Venucci prova fuori per Petrucci, fallo su di lui di Rattalino, secondo fallo ed entra Brunetti. Due falli per Rattalino, troppo rischioso. Va Venucci, 7-15 alla fine, sempre più due Arecchico. Petrucci, autore poco fa della tripla, Venucci, Silimbani, Casagrande, ancora Silimbani. 6 secondi, 5, Silimbani. Poi per fortuna di Faenza c'è una spinta. Giocate strane in certi momenti da parte di Faenza. Hai visto anche te il gesto di Friso, forse, che suggeriva a Silimbani di essere più deciso nell'andare a tirare. Sì, è una partita in cui bisogna essere molto concreti, visto anche i ritmi che si stanno tenendo, si vedono tanti errori e spesso è difficile leggere correttamente la situazione e decidere il gesto da fare, anche soprattutto quando l'intensità è così alta. E questo è Brunetti, tripla 22-21, è un pivot che è partito dalla panchina e ha subito segnato la tripla appena entrato. Ripetiamo, intanto secondo fallo di Molteni, ripetiamo, Lecco ha una squadra che è potenzialmente da quarto, quinto posto, ha deluso le attese, esce Di Prampero, entra Teghini. Esce anche Petrucci, dentro Fumagalli. Ed entra anche Chinellato. Per Molteni, quindi alza un po' il quintetto. E rimessa Arecchico, 21-22, dunque più uno Lecco. Fino ad ora ha trovato davvero nel tiro da tre la sua forza, è arrivato adesso il sorpasso ed era arrivato nel primo quarto. Venucci, peccato, sfortunato, rimbalzo di Brunetti, tra l'altro un movimento sembrava quasi infrazione di doppio palleggio, di passi scusate. Invece aveva soltanto fatto un ottimo movimento Teghini, trova un'autostrada fino in fondo, non si può lasciare questa strada. Sì, male la difesa sul palleggiatore e anche peggio forse quella in aiuto, aiuto che è totalmente mancato, mentre arriva un fallo di Teghini su Venucci, bravo Venucci qui ad attaccare subito prendendosi il fallo del difensore che era in ritardo. Entra Sgobba, entra Zampa, comincia a diventare un po' un problema falli per Lecco, perché ha già Teghini, Molteni, Cacace e Rattalino con due falli, soltanto quattro quelli invece commessi dall'Arecchico. Al prossimo fallo di Lecco ci sarà il bonus. Silimbani sotto per Fumagalli, bravissimo Marinello, poi Fumagalli la recupera, si prende il fallo, non i due punti. Di Caceres, classe 84, giocatore più anziano, chiamiamolo così. Sbaglia il primo Fumagalli, anche il primo errore di Faenza dalla lunetta. Sbaglia anche il secondo. Va Teghini a prendere la palla, meno 3 Arecchico. Pr-
secondo fallo di Verucci. Sembra che sia un po' spenta l'intensità di Faenza. Sì, forse dopo è stata anche un po' addormentata da una Lecco che è entrata in campo davvero molto aggressiva nel secondo quarto. Qui Venuzzi ha provato a reagire, forse anche mettendosi tanta aggressività, però ha usato troppo le mani in difesa, ha trovato il fallo, come commette fallo anche adesso Fumagalli, 2-1 per Lecco. Eh sì, quello che non doveva accadere, bravo Chinellato. A chiudere adesso la sua azione personale, 21-27, meno 6. Silimbani. Prova, sgobba l'errore. Fumagalli intanto è stato lui a commettere fallo poco fa. Teghini sotto per Chinellato, bravo sgobba a fare buona guardia sul giocatore classe 2000. Venucci, meno 6. Fumagalli, Silimbane, Casa Grande, ma è bravissimo Caceres a prendere il pallone a un momento un po' di down da parte di Faenza, un calo generale e giustamente ne approfitta Lecco. Silimbani, tiro un po' difficile e l'ennesimo rimbalzo di una Lecco che ha davvero preso in mano un po' il ritmo in questi ultimi minuti. Teghini, fuori per Caceres, la tripla di Caceres, sfortunato perché il tabellone nella sputa. Fumagalli prova fino in fondo, gran canestro, 23-27. Ci vogliono queste giocate anche per dare un po' di ritmo. Sì, e non a caso arriva da Fumagalli, uno dei giocatori secondo me finora più positivi per Faenza, che si trova sempre particolarmente a proprio agio in situazioni di transizione. Chinellato contro Casa Grande, fuori per Caceres, segna Caceres. Time out Rechico. Più 6 dunque ancora. Beh, numeri alla mano. Ci sono sicuramente i lunghi ad aver fatto la differenza dall'altra parte, considerando anche che Cacace ha poi soltanto 2 punti, quindi diciamo che la fisicità di Lecco si è fatta sentire, come poi era abbastanza prevedibile. Intanto ad Orzinuovi, più 8 per Orzinuovi, a 3 e di, più 10 a 3-17 dalla fine del primo tempo. Entra intanto Petrucci al posto di Casagrande. Faenza dunque in campo con Fumagalli, Venucci, Silimbani, Sgobba e Petrucci. Dall'altra parte invece Teghini, Marinello, Brunetti, Caceres e Chinellato. 3 minuti e 0-5 alla fine del primo tempo. Meno 6 Rechico, Petrucci. Terzo fallo di Teghini, al suo posto entra Di Prampero. Si va in lunetta, beh, finora il duello dei due play Venucci-Teghini vinto da Venucci.
Sì, è molto bravo qui Venuzzi, che si era preso già il secondo fallo di Teghini poco fa e adesso si è andato a prendere il terzo. Teghini costretto a trascorrere gli ultimi tre minuti di questo quarto in panchina, e sappiamo che lui è molto importante per l'Ecco nella gestione del pallone e Faenza dovrà approfittarne. Settimo punto di Venuzzi, che va a fare un 2 su 2 dalla lunetta, meno 4. Cáceres per Marinello, fuori per Chinellato, ancora Cáceres, contro sgobba, scarico per Marinello, attenzione, sfortunatissimo questa volta l'Ecco perché la palla era praticamente entrata. Fumagalli, Venuzzi scivola, ma Marinello è davvero un difensore incredibile su di lui. Qui io pensavo, guarda, io pensavo fischiasse flopping. E invece io mi aspettavo che fischiasse prima lo sfondamento, non molto furbo qua Venuzzi, che, di cui avevo elogiato la furbizia prima nel prendersi il fallo di Teghini, ma qua è andato ad accentuare troppo il contatto e a cercare con troppa insistenza prima la ricezione e poi dopo l'attacco in post basso. Lui vuole sfruttare il mismatch fisico atletico che ha con Marinello, ma qua Marinello vince anche un po' la battaglia nervosa e infila la tripla. Hai detto bene, anche secondo me è stato più furbo sotto tutti i punti di vista. Intanto Marinello firma il massimo vantaggio di Lecco, 32-25, 1-50 alla fine, sgobba, sbaglia, poi non riesce nel pallone recuperato, chiama lo schema, coccia Bartocci, chiama anche la calma Marinello, che adesso porta palla lui. Chinellato, sembrava infrazione, poi Marinello prova, segna. 25-35, più 10. Come detto già altre volte, non vorrei essere nei giocatori per sentire cosa dirà Friso negli spogliatoi. Fallo di Cáceres, secondo fallo, due liberi. Segna il primo, 26-35, non sbaglia però il secondo. Un minuto alla fine d'un primo tempo ricco di alti e bassi. Marinello ancora, vola Brunetti per terra, si va a tirare, il fallo dovrebbe essere di Petrucci. L'esperienza di Lecco sta facendo la differenza negli ultimi minuti, eh. Sì, adesso sta anche gestendo la partita molto meglio sotto il profilo nervoso, in questo caso un fallo sciocco di Petrucci perché avviene lontano dalla palla in una situazione non pericolosa e porta Lecco a tirare due tiri liberi. 0 su 2 per Brunetti, 48 secondi alla fine. Sgobba Petrucci, ci vuole un canestro per chiudere al meglio questo primo tempo. Petrucci sbaglia di Prampero, 28 secondi, 23 adesso, c'è discrepanza però di circa 5 secondi, quindi non sarà l'ultimo possesso. Marinello entra, non può fare un canestro del genere, non può fare un canestro del genere. Bravo lui, 26-37, meno 11 Rechico. Certo che c'è da chiedersi come faccia Lecco adesso in quella posizione di classifica. Sì, è evidente che hanno
tanti giocatori veramente forti che sono difficili da arginare. Quando sono in partita è stato molto bravo Marinello, che ha fatto un secondo quarto davvero strepitoso, due triple importanti, alcune giocate molto importanti anche in fase difensiva, e poi questo canestro in cui ha messo parecchio in difficoltà Zampa, prima fingendo il cambio di mano e poi dopo andando con la mano forte, la destra, fino al ferro e trovando i due punti. Dunque 26-37, massimo svantaggio per l'Arechico. E il primo fallo di Brunetti, 3 secondi e 09, almeno andare a rosicchiare qualche punticino. Sbaglia ancora Fumagalli, il terzo libero sbagliato. Segna il secondo, 27-37, 3 secondi e 9, prova da metà campo Caceres, finisce qui il primo tempo sul 37-27 per Lecco. Dunque per Lecco alla fine del primo tempo. Mario, in sede di analisi ti chiedo ovviamente un commento su questi primi 20 minuti. Secondo me la mancanza del giusto atteggiamento nervoso da parte di Faenza è stata una delle variabili che ha davvero inciso su questo meno 10. Sì, una variabile che si è notata soprattutto nei minuti finali del secondo quarto, dove Faenza forse ha concesso più punti di quello che poteva concedere. Diciamo che la prima metà di partita ha visto Lecco meritare il vantaggio che si è costruita. Faenza però ha commesso anche tanti errori e non è assolutamente fuori dalla partita, anzi credo che possa giocarsi tutte le sue chance nei secondi due quarti, anche perché Lecco ha messo in campo veramente tanta energia, ha speso tanti falli e bisogna vedere se riuscirà a mantenere la stessa intensità anche nel terzo e nel quarto quarto. Andiamo a dare un occhio ora anche a quanto sta succedendo sugli altri campi. Cesena e Ozzano sono in parità, 28-28 all'intervallo. Rosinuovi batte Padova 32-23, Vicenza-Milano 31-34 e Desio sta vincendo contro Lugo 57-41. Pensa che sta vincendo la lotta a rimbalzo 20-18, ma davvero 7-1 le palle perse, e poi ci sono anche quei soli 8 falli contro 13, perché è vero, come dicevi Mario poco fa, che se da un certo punto di vista Faenza non ha sfruttato il bonus di Lecco negli ultimi 5 minuti, però è anche vero che Faenza è una squadra che quando viene tra virgolette picchiata fa fatica a reagire, e Lecco è una squadra che col fisico, il fisico lo sa usare molto, e poi ci mettiamo anche dell'esperienza, la morale che Faenza ha davvero sofferto. Ricordo intanto i nomi degli arbitri: Davide Cirinei di San Vincenzo in provincia di Livorno, ed Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme in provincia di Pisa. Faenza in campo con Sgobba, Petrucci, Fumagalli, Silimbani e Venucci, dall'altra parte Brunetti, Di Prampero, Cacace, Molteni e Marinello. Si alza il grido del Pala Cattani, meno 10 da recuperare per l'Arechico oggi, che ricordiamolo potrebbe essere una gara fondamentale per cercare di sorpassare Padova. Testa a testa tra le due formazioni, chi vince questo testa a testa va, arriva quarta, quindi avrà il fattore campo nei playoff. Padova dal suo c'ha il doppio confronto a favore in caso di arrivo a pari punti, ma un calendario più difficile
almeno sulla carta, ma come ha fatto vedere Lecco oggi, di facile e di difficile non c'è nulla in queste ultime giornate. Marinello sbaglia, autore ricordiamo degli ultimi 8 punti di Lecco nel primo quarto, dunque primo possesso di Faenza nel secondo tempo. Petrucci, difesa schierata, ricordiamo che tra i giocatori di Lecco Cacace finora non ha dato il solito impatto, dunque un motivo in più per stare attenti. Fumagalli si prende il piazzato, l'errore e rimbalzo da parte di Marinello, che adesso con Teghini già gravato di falli è lui che va a comandare i giochi in cabina di regia. Petrucci contro Cacace, bello lo scarico per Molteni, terza tripla, davvero un cecchino questo Molteni, eh? Sì, molto bravo ad arrestarsi in angolo e ad arrivare con ritmo sul pallone, altrettanto bravo anche Cacace, l'abbiamo visto poco per problemi di falli nel primo quarto, qui nel primo tempo qui ha sfruttato veramente bene il raddoppio faentino trovando l'uomo in angolo, Cacace che però adesso va a commettere un altro fallo. Primo fallo di Marinello, due liberi per Sgobba, settimo punto per lui, 8 su 13 i liberi per Faenza, non si può assolutamente concedere nulla, meno 11. Poi palla quasi recuperata da Faenza, la tocca Silimbani, il pallone esce sul fondo, rimessa Lecco con 9 secondi per costruire l'attacco. Brunetti, Marinello, Di Prampero prova ad entrare, scarico per Cacace, attenzione, corto, Silimbani non riesce a recuperare il rimbalzo, e questa è un po' la foto del momento di Faenza. Sì, importante che Faenza setti anche il tono fisicamente, in prendere il rimbalzo è certamente uno di quei fattori che sono importantissimi in questa partita, se non si vuole concedere a Lecco di gestire il vantaggio, poi alla fine a Faenza va bene, arriva il tiro sbagliato e i faentini riconquistano il possesso. Qui non so, gli arbitri hanno visto sicuramente meglio di me, ma a me visivamente sembrava una spinta di Silimbani, però nessuno ha protestato, quindi decisione arbitrale giusta. Sgobba contro Cacace, sotto per Fumagalli, l'errore di Fumagalli, Cacace prende il rimbalzo, 7-40 alla fine. Brunetti pesta la linea di bordo campo. Fumagalli va alla rimessa, Venucci esce, Molteni su di lui. Petrucci, Sgobba contro Cacace per Petrucci, poi palla, poi esce la palla. Il problema è anche, Mario, che sembra sempre che Faenza cerchi le cose più difficili da fare. Sì, veramente un passaggio strano questo di Sgobba, forse c'è stata una deviazione ancora una volta della difesa di Lecco e poi dopo eventualmente questa deviazione avrebbe messo in difficoltà anche Petrucci, altrimenti non si spiega quel tipo di pallone, di quel pallone lì, e poi arriva anche la tripla dall'angolo per Lecco che sembra essere entrata in campo molto meglio nonostante il vantaggio. Meno 14, quarta tripla di Molteni, vado a vedere intanto, fallo in attacco di Venucci, serve più che una scossa adesso perché per Venucci è il quarto fallo di Venucci. Esce Venucci, entra Zampa, dicevo di Molteni, 4 su 6 da 3.
Serve davvero una grande scossa. Al momento la Recchico non sembra avere la testa più che altro per vincerla. Sì, hai detto bene, serve una scossa, un cambio anche di atteggiamento, insomma. È stato comunque molto bravo nella difesa precedente Brunetti a trovare quello sfondamento su Venuzzi, ha letto alla perfezione il movimento e prova a dare una scossa adesso Silimbani che segna da tre. Sili rianima anche il Bubani che non aveva mai smesso di incitare ovviamente la squadra, ma che ovviamente era un pochino così triste. Prova di Prampero, l'errore, sgobba, dai ragazzi, chiama infatti Bartocci subito un time out perché ha paura della reazione di Faenza. Fumagalli slalomeggia, errore, palla nelle mani di Marinello, peccato davvero. Di Prampero, bravo sgobba a metterci il corpo, poi Zampa non prende il pallone, ancora palla per Lecco, 5.35 intanto di un terzo quarto che è volato, anche perché finora è solo un fallo per parte commesso, l'errore di Marinello, ma il rimbalzo di Cacace, Brunetti. Marinello, errore. È il bello e il brutto del tiratore, Mario, che più tiri paradossalmente peggio è, perché poi provi sempre a tirare e forse questo tiro poteva anche evitarlo. E poi Marinello ha veramente tanto carattere, quindi è anche uno che non si fa pregare di tirare mentre arriva un'altra brutta palla persa per Faenza. Forse Marinello ha tirato perché aveva visto il mismatch, perché era marcato da sgobba, però poteva anche cercare di attaccarlo sfruttando la maggiore velocità. 4.45 alla fine, sempre meno 11 di un Arechico che non sta continuando a perdere troppi palloni, ma adesso lo riconquista con la stoppatona di Zampa. Fumagalli slalomeggia fino in fondo, sgobba, ce n'è per tre, dai ragazzi, è questo che deve fare l'Arechico. Time out di Bartocci, deve ripartire da qui. Sì, ancora una volta comunque spazi che erano strettissimi nell'area dentro la linea dei tre punti di Lecco, poi per fortuna Fumagalli ha trovato un taglio di sgobba che è stato bravissimo a coordinarsi con un palleggio e andare a concludere tenendo anche il contatto, così trovato i due punti appoggiando al tabellone e anche il fallo. Meno 9. 5-0, break aperto. Adesso però non bisogna assolutamente andare a fallire i liberi. Tanto ad Orzinuovi, 40-31 per Orzinuovi. Grande equilibrio a Cesena, più 1 di Cesena su Ozzano. E Milano vince di 3 a Vicenza. Di scontato non c'è davvero nulla in quest'ultimo scorcio di stagione di una Serie B bellissima. Noi abbiamo avuto la fortuna a Faenza di viverla sempre nelle prime posizioni, ma è stata davvero molto molto bella. Intanto rientra in campo Teghini per Lecco, quindi Teghini, Molteni, Cacace, Di Prampero, sbaglia intanto sgobbe Brunetti. 34-43, però va bene anche così, meno 9, 4-23. Come diceva Dan Peterson, essere sotto di la doppia cifra anche psicologicamente è importante. Psicologicamente però qui Faenza non è che abbia fatto il massimo, perché se l'è persa questa marcatura e giustamente Cacace ne ha approfittato. Silimbani, Fumagalli, Silimbani sotto per sgobba, recupera palla Cacace, gran lavoro sporco. Sì, è ancora una volta un esempio della fisicità di Lecco. Faenza che
sta commettendo tanti errori, però deve cercare di rimanere attaccata alla partita, perché ci può stare però di essere sotto, però si resta comunque in partita quando si rimane in un range intorno ai 10 punti di distacco. Arriva però la tripla che porta Faenza sul meno 14. Quinta tripla di un Molteni incredibile. 15 punti. Sgobba sotto contro Cacace. Va a segnare due punti, 3-6-4-8. In pratica ha rovinato l'Arechico quel break di 5-0. Ancora meno 12. Teghini fuori per Molteni, ancora Molteni, l'errore, Brunetti, Silimbani vola, Brunetti recupera palla, bravissimo a darla nelle mani di Di Prampero. 2:37 alla fine del terzo quarto, Teghini prova da tre, una mattonata come si dice in gergo non certo tecnico. Petrucci fuori per Silimbani, è libero Sili, ottavo punto di Sili, 3-9-4-8-9, ricominciamo da capo, speriamo con un esito un po' differente. È bravissimo Silimbani che si è andato a prendere, è andato subito a sfruttare lo spazio concesso gli dalla difesa, una difesa che concede poco spazio, è importante che Silimbani metta queste triple perché un lungo come lui può aprire il campo se è temuto dalla difesa. Allo scadere dei 24, anzi suonano, ma il tiro non so se fosse stato regolare, comunque c'è l'errore, non c'è neanche da parlarne. 1:45 alla fine, meno 9, dai ragazzi. Petrucci sotto, fallo su di lui di Di Prampero. Di Prampero dice che Petrucci ha tirato la maglietta. I nervi sono i nervi, se si riesce a giocare anche un po' d'astuzia si riuscisse, sarebbe davvero ottimo. Fumagalli entra fuori per Sgobba, al piazzato di Sgobba, meno 7, dimezzato lo svantaggio da meno 14 con un break di 7-0, 4-1-4-8, 1:20 alla fine, rosichiamo altri punti. Intanto Rattalino va sul cubo del cambio. Esce Brunetti, entra Rattalino, tre falli commessi da Lecco, due da Faenza, ma sono quei quattro falli di Venucci, tanto che non mi piacciono. Teghini prova a entrare, Silimbani è il fattore in questo momento per l'Arechico, due triple importanti, 1:05 alla fine, prova ancora, no, sferisce Bassallo a Fumagalli, Petrucci, Molteni su Sgobba, Cacace, Sgobba prova a entrare, sbaglia, peccato, peccato, se lo sarebbe meritato, come se lo sarebbe meritato l'Arechico per quello che sta facendo vedere negli ultimi minuti, 45 secondi alla fine del terzo quarto, ma assolutamente partita Faenza. Zampa prova ad anticipare ma poi mette la palla fuori, entra Marinello al posto di Di Prampero, Faenza è rientrata in partita, su questo non ci sono dubbi. È rientrata in partita soprattutto grazie ai lunghi Sgobba e Silimbani che non hanno soltanto fatto canestri importanti ma hanno anche fatto giocate difensive importanti e sono stati insomma un fattore che ha costretto comunque la panchina di Lecco a rialzare il quintetto. Abbiamo visto che Sgobba era stato marcato da Cacace per buona parte di tutto il terzo quarto, poi l'ingresso di Rattalino ha rialzato il quintetto per Lecco. Rattalino 36 secondi alla fine, recupera palla ancora Silimbani, un sontuoso Silimbani, adesso palla Fumagalli, 28 secondi, 13 per costruire l'azione, Petrucci sotto per Sgobba, Fumagalli prova il triplo, Fumagalli l'errore, Silimbani chi se no va a recuperare palla contro Rattalino, stoppato Silimbani.
chiedono il fallo, gli arbitri lasciano proseguire 3 secondi alla fine, Molteni prova la tripla, la sbaglia, finisce il terzo quarto, 48 a 41 per Lecco. Col carattere, con l'orgoglio, con tutto quanto, Larry Chicco ha riaperto la gara. Li hai nominati tu poco fa, i due protagonisti. Hanno la maglia numero 8 e numero 22, Silimbani e Sgobba. Sì, non a caso i due lunghi, Faentini, sono quelli che hanno dato finora l'apporto più importante, anche perché è una partita molto fisica, hanno fatto appunto valere il fisico e poi anche la tecnica con canestri importanti anche lontano dal canestro. Abbiamo visto Sgobba dalla media e Silimbani da tre punti, ma sono state anche le giocate difensive come la stoppata di Silimbani a riportare in partita Faenza e anche a fare a dare una scossa anche emotiva e nervosa alla partita. Stiamo per entrare in campo, Molteni, Teghini, Rattalino, Marinello, Cacace, dall'altra parte Petrucci, Fumagalli, Zampa, Sgobba. E Silimbani. Ovviamente Venucci verrà usato negli ultimi minuti, ricordiamolo, eravamo 34 a 48, ora 41 a 48, break di 7 a 0, ma adesso c'è subito un possesso d'oro per l'Are Chicco. Petrucci da sotto, l'errore, va Rattalino, peccato davvero, oggi Petrucci ha alternato cose positive ad altre meno, qui però è stato anche sfortunato ad onor del vero. Marinello, su di lui Silimbani, Teghini, Molteni, Rattalino, un secondo, scadono i 24, difensivamente Faenza, voto 10. Sì, per fortuna sono scaduti, fortuna certamente è stato un merito quello di Faenza di aver portato Lecco fino al 24esimo secondo, poi c'era Rattalino che aveva trovato il mismatch contro Fumagalli, però Faenza era stata bravissima a reggere per tutta l'azione e ha costretto all'infrazione Lecco. Fumagalli prova ad entrare, fuori per Sgobba, Sgobba al piazzato, difficilissimo, con la mano davanti, non se ne cura. 4-3, 4-8, meno 5, sono 12 per Sgobba. Meno 5 Rechicco, Rattalino il piazzato, va poi purtroppo a non cottura il pallone con due mani la difesa della Rechicco e ritorna invece in quelle di Lecco. Teghini prova la tripla, l'errore, ancora nel traffico Cacace, libero Molteni, la chinellato, scusate, la palla è finita dove non doveva andare. Sì, è anche Faenza un po' disordinata dopo due azioni molto difficili difensivamente in cui però Lecco era riuscita a conquistare il rimbalzo e quindi il giocatore di Lecco era totalmente libero. Adesso Faenza, anche sfortunata, non trova il canestro. Ci sta, dopo un parziale positivo, prendere canestro. Ora Faenza deve continuare sulla strada che aveva preso e cercare di rimontare questi ultimi punti. Dunque meno 8. Cacace, Rattalino contro Sgobba, sbaglia la tripla al rimbalzissimo di Fumagalli, non era semplice perché c'era l'attesidente con molti chili e centimetri più di lui. Marinello va a commettere il suo secondo fallo.
Petrucci, Fumagalli, fallo su Fumagalli, di Rattalino, terzo fallo. Segna due su due, 4-5, 5-1, meno 6. Torna dunque a due possessi l'area Checco. Quando c'è una vita da giocare, 7 minuti abbondanti, Cacace. Bello il gioco a due con Chinellato, poi però nel traffico Silimbani la tocca quanto basta, Zampa salta e la palla va nelle mani di Fumagalli. Scarico per Zampa, fallo di Marinello. Time out e Checco, però adesso sia un po' animato ed è più fiducioso il Palacattani. Sì, si è limato lo svantaggio, adesso per Faenza è arrivato anche il momento di usare un po' meglio la testa, forse per questo che Friso ha chiamato time out. Faenza che comunque di squadra inizialmente guidata sì da Silimbani e Sgobba, ma adesso di squadra sta cercando di girare la chiave difensiva. Abbiamo visto prima andare tutti a rimbalzo per cercare di opporsi ai lunghi di Lecco che sono molto fisici, come abbiamo notato durante tutta la partita, e rimbalzo è andato a prendere Zampa, un esterno. Quindi Faenza che in questo momento è totalmente coinvolta con tutti e cinque i giocatori in campo, e anche il pubblico, il Cattani, si sta facendo sentire. Andiamo a vedere chi c'è in campo per Lecco, c'è una novità, entra Caceres, Rattalino, Chinellato, Oteghini, Marinello, quintetto davvero fisico. Dall'altra parte Fumagalli, Petrucci, Silimbani, Sgobba e Zampa. Ricordiamo Faenza che ha sempre l'handicap dei 4 falli di Venucci, che sarà utilizzato così nel finale, e poi c'è sempre Chiappelli dietro alla panchina che ha voglia di entrare in campo, probabilmente lo vedremo con Bernareggio, tifa davvero come e più che un ultras. Sgobba, possesso d'oro per l'area Checco, meno 6, due possessi di differenza, Fumagalli, Petrucci, su di lui Chinellato, Petrucci fuori per Silimbani contro Rattalino, si gira, tira Silimbani, non è semplice, erano però scaduti 24 secondi. Fallo di Fumagalli. Terzo. Secondo fallo di Zampa. Vero, un fallo che hanno visto solo gli arbitri perché erano molto molto vicini. Rattalino, Silimbani, primo fallo di Silimbani, non ha problemi coi lunghi, nei falli Faenza, anzi direi che tranne il discorso di Venucci Faenza non ha problemi di falli, fortunatamente. Sì, una situazione falli piuttosto buona quella di Faenza, adesso entra in campo Venucci che dovrà gestire i suoi 4 falli. E anche interessante il fatto che esca Fumagalli e resti in campo Zampa per questi minuti importantissimi. Era andato su dritto Silimbani, poi gli arbitri stanno fischiando un po' di più in questi ultimi minuti di gioco, stanno fischiando qualche contatto in più, e ne ha beneficiato del fischio Rattalino. Rattalino segna il primo, segna anche il secondo, diciamo che in entrambi i casi non sono stati proprio
tiri liberi pulitissimi, ma va benissimo così ovviamente per il numero 27 di Lecco, che raggiunge la doppia cifra, 10 punti, lui e Molteni, gli unici in doppia cifra. Petrucci prova a sparare, sbaglia, rimbalzo di Teghini, più 8 per Lecco. Teghini prova a entrare, Silimbani ci mette la mano, poi la palla esce. 7 secondi per costruire l'azione. Tanto Padova sotto solo di 3 punti, Marinello la tripla, l'errore nel traffico, Petrucci. Venucci. Gioco a due con Sgobba, entra Sgobba, si prende il fallo, reclama un antisportivo Venucci, no, fallo duro sì, ma antisportivo obiettivamente no. No, non ci stava l'antisportivo, poi ovviamente ci ha provato Venucci a chiederlo, è importante che inizino a collaborare Venucci e Sgobba, si sono visti pochi pick and roll tra i due in questa partita anche per le situazioni che si sono create. Sgobba che è il miglior realizzatore di Faenza con 17 punti, 18 diventano adesso, e che probabilmente vedremo molto coinvolto in questo finale di partita. 4-7, 5-3, meno 6. Rattalino, 5 minuti e 10 alla fine. Teghini prova la tripla, la mette. Questa è una tripla davvero importante. Meno 9. Fumagalli. Zampa. Fumagalli prova dalla lunga distanza. Di tabella. 50-56. Sono segnali, dai. Sì, anche un po' di fortuna qui con la tripla di tabella. Intanto sul cubo dei cambi Petrucci, forse uscirà Zampa che è rimasto in campo per marcare Teghini. Finora ha fatto un ottimo lavoro, anche se prima si è dimenticato di mettere la mano e ha preso una tripla in faccia. Va Rattalino, vince il mismatch grazie ai suoi centimetri a recuperare il pallone. 50-56, Teghini il piazzato, l'errore, Venucci, vola il capitano, meno 6 Rechico. 3-55, Venucci, Silimbani prova a entrare, fuori per Venucci, fallo forse su di lui, prova a entrare Venucci, 5-2, 5-6. Trentatré alla fine. Prova da casa sua Marinello, l'errore, il rimbalzo, il fallo anche di Rattalino. Esce Zampa, entra Petrucci, quarto fallo di Rattalino. Esce Chinellato, entra Brunetti, due liberi per Silimbani. Quanto sono importanti da 1 a 10, Mario, questi liberi? Molto importanti, però importantissimo il lavoro che sta facendo Silimbani a rimbalzo in fase difensiva, oggi veramente monumentale. Poi se dovesse segnare questi liberi sarebbe veramente un premio giusto, anche soltanto per l'ultima azione in cui ha veramente lottato fortissimo con Rattalino per conquistare quel rimbalzo. Cuore grinta di un Silimbani che completa il suo viaggio in lunetta, meno 2 Rechico, 3-16 alla fine. Avevamo detto che ci voleva la reazione c'è stata, adesso andiamo a giocare tutto in questi ultimi 180 secondi. Scarico per Molteni, prova a entrare, c'è fallo di Petrucci, c'è già il bonus come abbiamo visto poco fa
per Lecco non c'è, invece è ancora un po' distante per quanto riguarda quello di Faenza, ma Faenza che coi falli tranne i 4 di Venucci sta andando davvero molto molto bene. Altro cambio, entra Di Prampero, esce Molteni che ha subito un colpo. Tre esatti, esatti, alla fine. Peghine. Peghini, gran tiro, sbaglia! Petrucci per fortuna sgoba, prende il rimbalzo, è il pallone della... È il pallone della parità, ma anche del sorpasso. Venucci contro Di Prampero. Venucci gioca a due con Silimbani. Silimbani per Venucci, 9 secondi. Alla fine anche le nostre coronarie stanno facendo un po' di fatica. Fumagalli prova la tripla. Sì! Sorpasso di Fumagalli. 5-7, 5-6. Mamma mia, la rimontissima. È completata da meno 14, da meno 14, sbaglia Marinello, rimbalzo di Sili, rimbalzo di Sili, incredibile Mario, che rechico. Sì, è veramente coraggioso Fumagalli che ha un po' tolto le castagne dal fuoco perché Venucci e Silimbani non avevano combinato molto, cercando entrambi di tirare. Venucci si prende il tiro questa volta e va a segnare altri 2 punti, più 3 Faenza. Time out Lecco. Time out Lecco, 1.51 alla fine. Anzi no, non c'è il time out. Tutti anche i giocatori. Entra Cacaccia, esce Marinello, anche i giocatori si erano lasciati un po' prendere. Ma io voglio spezzare una lancia a favore di Venucci, gara difficile, ha fatto 4 punti con 4 falli. Sì, è vero, bravissimo. Si è vista anche la sua la tenuta mentale, perché in una gara difficile in cui aveva anche segnato poco, aveva avuto problemi di falli, è riuscito a essere decisivo quando contava. Dovrà esserlo però comunque anche nei restanti minuto e 50 secondi, mentre ora arriva veramente il time out per Lecco. 1.51 alla fine, andiamo a vedere cosa sta succedendo negli altri campi. Padova è sotto di 3 punti quando mancano 6 minuti e 24. Vince di 12 Ozzano a Cesena e vince di 1 Milano a Vicenza. Attenzione perché le carte nell'alta classifica si stanno mescolando. E questo vorrebbe dire che Cesena può addirittura rischiare il terzo posto. Davvero un finale di stagione convulsissimo. Ci sono molti minuti di differenza tra la partita di Orzi Nuovi e questa qui di Faenza, ma l'importante per Faenza è quella di mettere il tassello, di vincere oggi. Questo è fondamentale, poi si vedrà quello che farà Padova. 5-9-5-6, Venucci. Di Prampero, Peghini, fuori per Di Prampero, Venucci su di lui, attenzione Mattia, Cacace si prende la linea di fondo, scarico per Brunetti, Brunetti tiro, segna, 5-9-5-8, 5 punti per Brunetti, 1.30 alla fine, 90 secondi, 90 secondi di fuoco. Si parte con la Recchico avanti di una sola lunghezza, Petrucci per Sgobba, incredibile l'infrazione di passi di Sgobba, c'era un fallo su di lui, una spinta, più che altro una fischiata, io non avrei, cioè non esiste fischiare una roba del genere, fallo o non fallo. Sì, ovvio che una volta non fischiato il contatto poi si erano mossi i piedi di Sgobba, ma attenzione perché Lecco è lì e ci crede, hai visto la reazione subito dopo che c'è stato il fischio dell'arbitro, più determinati che mai gli ospiti. Sbaglia la tripla, troppo libero era Caceres, per fortuna, ultimo minuto, ultimo minuto, ultimo minuto, 54 secondi, Venucci, più uno Recchico.
Silimbani prova la tripla, Siri sbaglia, poi sotto la prende Fumagalli, no, va nelle mani di Di Prampero. 39 secondi. Peghini. Faenza può anche spendere un fallo, ricordiamolo. Di Prampero. Palla Recchico! Ah, Mario, cosa ha fischiato? Non lo so, ma è chiaro che in questi momenti poi contano tantissimo anche gli episodi. Di Prampero è stato un po' sprovveduto, forse confusionario nell'attaccare il canestro, è caduto insieme a Venucci, poi i faentini si sono buttati veramente a capofitto su quel pallone nella mischia. L'arbitro credo che abbia visto un'infrazione di piede che dà il pallone a Faenza. 23 secondi 6, Faenza, attenzione, può tenere il pallone fino alla fine, è avanti di un punto e attenzione, c'è il bonus per Lecco, non per Faenza. Dunque, con un fallo di Lecco si va in lunetta. Intanto mancano 3 minuti e 20 a ad Orzinuovi. Orzinuovi vince di 5, 5-9, 5-8 qua invece al Palacattani. Andiamo a vedere Brunetti, Cacace, Teghini, Molteni, il tiratore è rientrato e c'è anche Di Prampero, Petrucci, Fumagalli, Venucci, Sgobba, Silimbani dall'altra parte. 23 secondi e 6, 23 secondi e 6. Petrucci. Venucci, fallo su di lui. Di Prampero. Terzo fallo di Di Prampero, questi 23 secondi e 6, Mario, dureranno una vita, giustamente. Due liberi di Venucci. Segna il primo. Segna anche il secondo, time out. Time out e attenzione perché 22-7, ma la Recchico ha un fallo da spendere. Si dovrà fare attenzione nel non spendere il fallo su una situazione di tiro ovviamente e di sfruttare al meglio questo fallo che probabilmente arriverà dopo qualche secondo e non immediatamente. Poi dipenderà da quello che succede, se quello che decideranno di fare le due squadre in campo. Intanto andiamo a vedere ancora dagli altri campi. Ozzano vince di 20 a Cesena, incredibile. Milano di 1 a Vicenza, mentre è finita Desio 95-77. Lugo ha subito una pesante sconfitta, più 4 invece di Orzinuovi su Padova 6-1-5-8. Ma qua ne mancano 22,7 di secondi, 22,7. Tre punti separano le due squadre. Prova la tripla, ancora Molteni, sbaglia Venucci nel traffico! La palla nelle mani e poi c'è fallo su Venucci. Ancora Venucci a 15 secondi. Silenzio irreale al Cattani. Segna! Due possessi di differenza. Sei, tre, cinque, otto, due su due di Venucci, 15 secondi, Faenza sempre quel famoso fallo da spendere, Teghini sbaglia la tripla.
sbaglia la tripla della Speranza. Adesso Mario, sei davvero vicino alla meta. Sì, ora si fa veramente dura per Lecco, ci vorrebbe veramente una follia di Faenza che è veramente vicinissima, deve solo far scorrere il tempo per portare a casa questa vittoria importantissima anche per la classifica. 6-4-5-8, 6-5-5-8, più 7, lo posso dire, l'Arechico vince una grande partita, rimontando 14 punti. Da Faenza è tutto, ci vediamo sabato 20 contro Bernareggio, perché Faenza vuole assolutamente il quarto posto. Da Luca Del Favore, Mario Flore, è tutto, buona serata a tutti.